andiamo a fare questa parte che io, vabbè, ho chiamato CSVA PRT 020, che potrebbe essere come una domanda, sì, una domanda finale, dunque una parte avanzata del CSVA. E dunque, se non specificamente espressi, i fori sono di diametro 4 mm e profondi 25, mentre le corde 5 mm sono di fondo piano. A questo punto, materiale, andiamo subito a specificare il materiale. Acciaio AISI 304, applica, chiudi, ok. A questo punto io direi di disegnare questa, ok. E dunque andiamo sul piano frontale. L'origine possiamo prenderla benissimo qui, e a questo punto andiamo a fare il nostro 130, ok. 130, poi andiamo su di 15. Ok, una volta che siamo di 15, andiamo a 45, poi vado avanti, vado indietro e più o meno 10, ok, raggio 10. A questo punto qui c'è subito un raccordo di 30, dunque faccio così, torno indietro e faccio di 30, ok, di 30, sì. Poi andiamo su così, però non ci dà nulla, ok, però qui invece mi dice che è 7,5. Ok, poi vado qua e mi dice che è 8. A questo punto vado inclinato e sinceramente non so di quanto, poi andrò a vedere perché la lunghezza non me lo dà. Qui mi fa un raccordo, ma io così così la faccio dopo il raccordo come in 3D e vado giù di così, ok. Ok, mi sono dimenticato di mettere questo, andiamo a mettere quello che ci manca, questo è 30. Ok, poi abbiamo che è 15, dunque da qui a qui sappiamo che è 15, e poi sappiamo che, andiamo a mettere così, sappiamo che da qui a qui 15, ok. Il totale da qui a qui è 15, ok. L'inclinazione abbiamo detto è 65, tra qui e qui è 65, ok. Poi qui sa che è 15, dunque io metto questo. Mi sa che questo è 15, ok, è diventato tutto nero, c'è un problema però, perché io come faccio, inavvertitamente ho preso questo, guarda qua, questo da cancellare assolutamente perché mi manca una quota, e dunque da qui a qui è 60, se no veniva assolutamente sbagliato. Allora, a questo punto io penso che sia giusto fondamentalmente. A questo punto io direi, vedendo il disegno, quanto è largo, andiamo a vedere dove è largo, 40, dunque facciamo funzione estrusione e cieco piano intermedio e andiamo su 40, ok. A questo punto possiamo fare i famosi tre fori, ok, dov'è che sono, 7, 5, 8, 5, sì, possiamo fare questi tre fori, questi qua che sono qua, dunque possiamo fare benissimo tre cerchi, metto qui,
metto un cerchio più o meno qua, uno qua e uno qua. Questi sono di diametro 4, no? Ok, seleziono tutto e li faccio tutti, perché c'ho la quota. Sì, allora dovrei far così. No, se faccio così. Ok, uguale. Perfetto, questo control, questo lo metto verticale, perfetto. E 3.3 rispetto sì, a quello lì, 3.3, perfetto. E dunque vado a mettere questo con questo, 3.3, giusto, no? Vedi che qua non è che cambia più di tanto. A questo punto vado a prendere questo, questo qui e questo qui, so che questo è 15 e dovrebbero essere tutti 15, questo contro questo contro questo uguale. Ok, dunque sono a posto. Quant'è che deve andare? Profondo 25 mm, funzione taglio estruso 25, facciamo 25, invio e chiudo. Ok, a questo punto cosa che faccio? Questo l'ho fatto, vado a fare, io direi lo svuotamento, però lo svuotamento prima devo fare i raccordi R5, dunque mi conviene, siccome sono tutti R5, di andarli a fare subito, o prima faccio il taglio, prima faccio il taglio, poi faccio i raccordi. E dunque mi posiziono qui, nuovo schizzo. Ok, disegno un rettangolo. Qui io potrei fare, potrei anche costruirmi una linea così, una così e poi una così. Ok, questo qui vado a cancellarlo e questo lo metto, questo control questo metto uguale, potrei anche far così, non è che, e so che questo è 15 e dunque in automatico 15, questi qua se vado a misurarli sono 12,5 e qua naturale 12,5, perfetto, ma non devo quotarli. A questo punto vado a mettere 50, 50, invio e vado poi a fare le mie estrusioni, funzione. Sì, forse era meglio fare prima il raccordo, vabbè, fa niente. Ormai l'ho fatto, se voglio fare prima quasi quasi. Sì, quasi quasi prima di questa estrusione mi conveniva fare il raccordo già tanto sotto. Allora, questo, control questo, control questo e control questo. Vado di 5, 5, ok, e poi vado a fare il mio. Ok, l'ultima cosa è lo svuotamento. Lo svuotamento, ok, che facciamo il nostro converting di entità, io direi, cioè più con converting entità di offset, entità di offset. Però il problema adesso è capire, però il mio problema adesso è questo, perché qui non è specificato bene quanto è distante. E siccome è al punto, io se vado a fare prima l'accordo, se invece vado a fare questo non mi conviene. E ormai l'ho fatto così. Cioè io adesso il mio problema è questo. Adesso io vado a fare questo, ok? E converti entità, ok. Ok. Perché qui non c'è quanto lui sta dentro.
entità di offset, lasciamo 2, giusto? 2, non è 2 typical, sì. E direzione contraria. Ok, e chiudo. Adesso io devo tirare una linea e posso tirarla così, ok. Magari qua la metto così, però il problema di questa linea, che io ho preso anche, è che non so dove sia. Il problema è questo. Il problema è questo qua. Se io però faccio una cosa del genere, mostra, perché io posso ipotizzare, riprendo, che era 2 mm da qui, teoricamente, però non c'è nessuna non c'è nulla che mi dice così. A questo punto io posso anche cancellare questi, come posso anche non cancellarli. A questo punto vado in funzione, taglio estruso e vado a dire questo. E fai offset dalla superficie. La superficie è questa qui, deve stare 2 mm. Ok, a questo punto dovrebbe essere il pezzo giusto. Ok, dovrebbe essere il pezzo giusto. Adesso andiamo a valutare. Dovrei avere un valutare proprietà di massa. Viene 887,92 e dunque probabilmente il risultato è 888,48. Però io sono sballato qui. Ho fatto un errore. Ok, potrebbe essere, perché oggettivamente qui si fa fatica. Per me, questo dovrebbe essere tutto giusto. Dovrebbe. Andiamo a vedere. 45 R5. Questo avevamo fatto a raggio 10. No, sì, raggio 10 è giusto. Qui abbiamo il nostro R5. Qui è 15, qui l'abbiamo fatto giusto. Qui è 15, 8. E dunque, a mio avviso, dovrebbe essere tutto giusto. L'unico è capire effettivamente questo dove 2 mm, sì, 15, 40, 12 mm. Questo qui. E se invece è, perché il mio è 800, io devo fare, cos'è? 888,48. E io ho deciso che fosse lì. Qui abbiamo fatto tutto giusto per me. Adesso andiamo a rivedere. Perché vediamo qua. Lo schizzo. Vediamo. Sì, deve essere più avanti. A questo punto potrebbe essere la soluzione, potrebbe essere questa qui, cioè che in realtà lui sia più avanti rispetto a questo punto qui. Vediamo di fare da qui a qui sia 2. Andiamo a vedere. Questo ha più ciccio, proprietà di massa. No. No, 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 no. No, dunque mi conviene tornare indietro. L'idea era giusta quella lì. E dunque non è questo. Vediamo un attimo. Vediamo se ho fatto tutto giusto, perché a questo punto ho dei dubbi amletici. Questo siamo giusti, deve giusto, deve 30 è giusto, 15 15 è giusto, 7,5
qua non c'è, ma c'è un altro disegno, qui va giù e va a 65, mentre questo è 60, va giusto, raggio 30, 15, 30, io direi che ci siamo. 50, 50, ok, qui qua ci siamo, non è stato fatto errore. E a questo punto mi chiedo quell'origine lì da dove sia, perché a questo punto, se qua non è qua, noi avevamo fatto da lì, sarà più o meno qui, però. O se no potrebbe, no, perché se io vado a rappresentare quello sotto, e questo è un qualcosa, però l'avevamo già visto che questo, abbiamo detto, questo qua, allora potrebbe essere questo, però ma mi sembra un po' una follia. Andiamo a vedere, valutare proprietà di massa 880, infatti non è, andiamo lì a mettere questo qui giusto, questo come l'idea iniziale. Da qui a qui e mettiamo 2, perché lì oggettivamente non c'è un disegno che mi dica, guarda, ti dice 2 typical, ma da che cosa? Almeno valutare proprietà di massa, opzioni, ok, no, sono sempre 888, 87.92, mentre dovrei avere l'888.48, dunque sono circa 606 grammi. Qui non mi tornano i conti, cioè per 0,6 grammi, nel senso, però mi girano le scatole, mi girano le scatole, perché per me qua è giusto, qua è giusto, vabbè, io posso tagliare anche qui, ma non ha senso, questo qui, questo per forza che è un raccordo, per forza, vabbè, oh, d'altronde. E ah sì, 7,5 era qui, oggettivamente è pochissimo, però mi sballa, eh. Caspita. Questo. Oh, anche se qui addirittura sembra che prenda da lì, perché addirittura prende dallo spigolo, però. Boh, quello è un po' un rischio che sono andato a fare. Vabbè, vediamo. I raccordi ci sono tutti. Sì, qui ho 5. E qua vedo che è 5. 30. E dunque, sì. Questo l'abbiamo fatto di 4,
Abbiamo fatto di 25, dunque siamo a posto, non ci sono problemi. Questo l'abbiamo fatto in mezzo di 15, sì, di 15, 40, 40, e questo qui è di 2 mm. Faccia di due, there is nothing to do. Questo qui è 30 e dunque questo qua è 32 a forza. Vabbè, che dire, a me sembra completamente giusto. È solo tagliato da questa parte. Vediamo se c'è qualche problema, ma a me non sembra. I fori ci sono e per me questo qui è giusto. O mi sono dimenticato qualcosa, dopo andò a vedere. Diciamo se che d'altronde questo è 15 e questo teoricamente lo prendo a distanza 2. Però se questo prima del raccordo, noi proviamo a fare una cosa del genere. Se io vado a fare questo e vado a togliere questo qui, ok, ok, il raggio è proprio qui, il converte entità è questo, ok. Se io adesso vado a fare il raccordo dopo di 5, cambia il risultato? No, non cambia, non cambia assolutamente, dunque no, non cambia. Niente, per me è giusto così. Adesso vi proverò a vedere, ma per me non ci sono assolutamente problemi, nel senso, però certo mi sballa di 0,6, però caspita, non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Sotto non c'è un raccordo. 65, andiamo a vedere. Questo è 60. Cinque, 30, 10, raggio 10, raggio 30, ci siamo, anche perché il valore cambia di pochissimo. 75 era qua, vado dritto, 80, vado giù perché l'unica è questo che però, io potrei anche andare a fare, ma mi sa che è azzardato, però si potrebbe pensare a una cosa del genere. Questo vado in 5, 5, ok, in 5, raggio 5 anche quello lì. E vado a metterlo qui. Allora a questo punto questo 15 chiudo, però lì cambierà di tanto la parte, vediamo, questo 15 potrebbe andare qui, ma mi sa che è impossibile qui, 15, ok, a questo punto vado qua, il raccordo, vabbè, qui c'è, qui però. Ok, quei due lì, questo
quello lì, perfetto, simmetrico, non è circolare, io ho tutti i raccordi simmetrici e circolari, ok, sì, ok, a questo punto proprietà di massa, ma addirittura qui 881 ancora, dunque non va bene, cioè è proprio, no, lì era giusto così l'interpretazione. Era giusta questa qui, 15, e andiamo a portare da qui a qui il mio 15, mettiamo 15, è la cosa più è questa qui, sì, a questo punto non ci sono alternative, il risultato che viene a me. Ah, eccolo qua. Qui perché 800 adesso? 848. Ma te pensa. Adesso mi viene perfettamente giusto. Che stranissimo. Non ho cambiato niente. 888,48. Ecco che viene. Però facendo così, perché? È la stessa cosa, eh. Allora, con così 15, 848 viene giusto. Proprietà di massa. Ok, e questo è il risultato che viene qua. È giusto. Però se io invece vado a fare, che è la stessa cosa, vado a mettere. Questo lo tolgo. Ok, e vado a aggiungere questo qui e questo qui. Ok, che è la stessa cosa. 15. Ok, e poi vado a mettere un raccordo qui che è di 5. Caspita, perché cambia? No, non cambia. Ma ok. E allora cos'è? Allora, io questo e questo qui. Ok. Adesso però voglio vedere perché non ho cambiato niente io. Quello là rimane col vincolo. Allora andiamo a sistemare questo. Adesso io voglio vedere una cosa. Questo lo cancelliamo. Andiamo a mettere lo schizzo questo qui e andiamo a vincolarlo. Facciamo così, okay? Non spostiamo. Adesso andiamo a mettere i raccordi. Ok, questo e questo qua. E questo. Circolare. Ok, adesso andiamo a valutare un attimo. Beh, è giusto, ma che strano, stranissimo. Adesso capire cos'è stato, non lo so, perché io non ho cambiato niente, dovrò andare a rivedere il video, però oggettivamente non ho cambiato niente, è solo, ma o l'ho fatto. Nascondi, l'ho fatto riaggiornare, però oggettivamente qui io non avevo cambiato niente, cioè era come era prima, questo va qui, però oggettivamente adesso, nonostante anche questi tre, questo non ho cambiato niente, questo ho cambiato niente,
Comunque, ripeto, è rispetto, questo 2 è rispetto al punto qui, al punto di congiungente, prima del raccordo fondamentalmente, perché io sono andato con lo schizzo qua e sono andato poi a dare dove c'è il 15. La cosa che mi stupisce è quella strana cosa che prima sballava di 0,6, adesso è perfetto. Boh. Devo andare poi a rivedere il video. Vabbè, però ecco, il risultato è il primo 888,48. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.